Cos'è la piazza si racconta? Noi questa edizione, come sapete, per questioni logistiche e anche di questioni di sicurezza, non possiamo utilizzare il borgo per una scelta proprio nostra. Abbiamo deciso di autodenunciarci e non fare il festival all'interno del borgo per le questioni che abbiamo spiegato nella prima serata. Quindi sono venuto a mancare una serie di attività che realizzavamo all'interno del borgo, quindi la passeggiata, le visite guidate, la passeggiata sonora, le performance al castello, però non volevamo perdere questo momento che solitamente era nell'ora del tramonto, così tramonto, cioè comunque, anche se non è bello come gli anni passati, però per cercare di creare un momento di convivialità, stare un po' insieme, perché no, bevendo qualcosa e raccontandovi un po' la piazza intesa come associazione, non come luogo fisico, perché la piazza chi conosce, ma chi conosce un po' di meno, in realtà è l'organizzatrice del Credo Festival, ovvero nell'arco dell'anno organizza una serie di attività, di progetti culturali di diverse entità, sia singolarmente, ma principalmente in collaborazioni con altre realtà, che è un punto forte, un po' crediamo fortemente sulla collaborazione e partenariato con varie realtà con cui collaborare e creare dei progetti. E quindi noi volevamo raccontarvi due progetti che abbiamo sviluppato in questo ultimo anno, in due giornate. La giornata di ieri doveva interessare Fotogunti, una residenza artistica fotografica, che purtroppo a causa maltempo non siamo riusciti a fare, però la recuperiamo oggi. E l'altro è un primo progetto di editoria da parte dell'Associazione Piazza in partenariato con Borgo Pietramala, insieme a Claudio Metallo. Intanto vi invito ad avvicinarvi, ragazzi di Fototopia Albidona, che adesso vi presento, e Claudio. Sì, vieni pure ora, dai. Vergogna, Claudio, si emoziona. Devi infastidire presto. Valentina? Vale? No, no, non lo infastidisci. Che silenzio, mi prende. Grazie, Sorafella, sempre presente in prima linea. Vieni, accomodati. Allora, sarà una chiacchierata, quindi comunque ci piacerà dare degli input e spiegarvi cosa sono questi due progetti e farvi conoscere un po' chi ha partecipato, ha collaborato, chi sono queste realtà con cui collaboriamo e come sono nate, così da raccontarvi e poi anche mostrarvi i risultati di questi due progetti. Allora, intanto iniziamo con Fotogunti. Fotogunti cos'è stata? Noi in realtà conosciamo un po' di Oreste, Asmara, Michele, Laino, che fanno parte di una realtà che si chiama Fototopia Albidona, un progetto che si incentra principalmente sulla fotografia, cercando di appunto promuovere l'idea della fotografia tramite il racconto, comunque esperienze appunto avvicinate alla fotografia. Parlando con i ragazzi, appunto con Oreste, ragazzi, scusate, con Oreste, con Asmara, con Michele, che poi ho avuto la possibilità di conoscere tramite questo progetto, provenienti dall'esperienza passata dell'anno precedente di Cinecunti, una residenza artistica cinematografica, c'era venuta l'idea di far conoscere e promuovere il territorio tramite la fotografia. Però in che formula? L'idea era quella di ospitare una serie di fotografi, professionisti e non comunque, all'interno del borgo oppure nel territorio comunale, con l'intento di raccontare una tematica che in realtà gli abbiamo poi imposto, sì, abbiamo detto il tema è questo, e fargli provare a raccontare questa tematica tramite la fotografia con 5 opere per ogni fotografo. L'idea è nata da una chiacchierata perché c'erano delle esigenze personali. Oreste, appunto, qui a rappresentare Fototopia, che adesso vi passo la parola e ci racconterà cos'è Fototopia nello specifico. Valentina, invece, oltre a essere la docente che ieri pomeriggio ha tenuto il talk fotografico, che è stato molto interessante, poi i ragazzi che hanno partecipato sono rimasti molto, molto contenti. Infatti, mi hanno chiesto appena alcuni: ma quando si farà il prossimo? E ci organizziamo, vediamo un po' la fattibilità. È stata una delle partecipanti, quindi c'è un po' qui a rappresentare una delle fotografe, dei fotografi che poi hanno realizzato queste fotografie. Intanto andiamo per ordine. Fototopia, Albidona.
Buonasera, buonasera a tutti, sono Oreste Montebello. Qualche tempo fa ho accettato molto volentieri l'idea di poter realizzare. Ho accettato molto volentieri l'idea di partecipare qui a Cledo a un'azione in condivisione con 5 fotografi e con i ragazzi della piazza e con il Cledo Festival. Questo perché ritengo che il Cledo Festival e l'associazione della piazza, con tutto il movimento che si è venuto a creare da qualche anno a questa parte, se non sbaglio 8 anni, questo è l'8° anno, giusto? C'è in questa parte di territorio calabrese, ma soprattutto che ha un risvolto sociale, culturale e anche economico in tutta la Calabria. Ho sempre ritenuto che il Cledo Festival possa essere un'esperienza da replicare, perché diventa un posto dove si incontrano le culture, dove si incontrano le esperienze, e facendo il fotografo per professione ho sempre pensato che la fotografia possa essere un modo di rappresentare la realtà e le esigenze territoriali di questa terra in modo più spontaneo possibile. E quindi con Ivan ci siamo messi d'accordo a fotografare e realizzare questi lavori su Cledo, provenienti da un'esperienza territoriale che è quella che è stata creata insieme ad Asmara Bassetti e a Michele Laino con il nome di Fototopia Albidona. Albidona è un paese del Pollino Lato Ionico, è un piccolo borgo che si sta andando a spopolare, e grazie allo stimolo che è stato dato da Michele Laino, che purtroppo oggi non è presente qui a Cledo, avevamo pensato di poter utilizzare come strumento la fotografia per convogliare sul borgo dei fotografi che potessero ricevere e dare soprattutto degli stimoli al paese e non solo. Attraverso una serie di incontri programmati nell'arco di qualche mese, si pensava di poter coinvolgere dei fotografi professionisti e dei fotografi che si chiamano fotografi amatoriali evoluti, ma comunque con un grandissimo portato tecnico e anche con la capacità di trasmettere nella fotografia dei sentimenti buoni e positivi, riabitare appunto il borgo. Questi incontri si dovevano svolgere in Albidona e avere la possibilità di poter confrontare diversi stili fotografici e diverse esperienze, e non erano visti come dei workshop o comunque come dei corsi veri e propri, degli incontri informali in cui c'erano dei fotografi che avevano un pochino più di esperienza e dei fotografi giovani che trasmettevano appunto questo modo di fotografare. Successivamente abbiamo incominciato a fare delle uscite fotografiche, anche qui cercando di imporre un tema di esecutivo delle fotografie, e siamo arrivati poi all'incontro con Ivan a progettare la seconda tappa in fotopunti, unendo alcune nostre persone che hanno lavorato attivamente all'interno del nostro percorso con dei giovani fotografi, riunendoli qui a Cledo per 5 giorni. Personalmente è stata una grandissima esperienza, perché io mi sono sempre definito un operaio della fotografia, in quanto il mio lavoro è stato sempre quello di riportare quella che era la necessità editoriale del mio caporedattore oppure del mio capo cronaca, perché ho sempre lavorato nella cronaca per delle riviste o comunque per dei giornali di tiratura nazionale. Per cui non ho fatto un percorso didattico come quello che hanno fatto moltissimi ragazzi che hanno partecipato a questa esperienza.
E devo dire che per me confrontarmi con questi fotografi e queste fotografe, la prevalenza di fotografe, se non sbaglio, erano 3 fotografe e 2 fotografi, è stato molto molto positivo e mi sono veramente arricchito. Tante volte mi hanno messo anche in difficoltà perché dicevano delle cose che io assolutissimamente non conoscevo. E da questa esperienza è nato questo progetto che aveva come tema risvegli, che è il tema di questa edizione. Inizialmente c'è stata molta difficoltà, devo dire che diciamo, i primi giorni sono stati di ansia, di riuscire a capire come poter rappresentare questo risveglio, questi risvegli, e il set era è logicamente il Borgo di Cleto. Le sensazioni che venivano riportate giornalmente in questa piazza e in giro per il paese si sono poi realizzate nella mostra che potete vedere giù nella piazza in fondo, con 5 stampe per ogni singolo fotografo. È riuscita benissimo secondo me, e soprattutto la cosa che mi ha intrigato moltissimo è vedere la relazione che c'è stata fra i fotografi e il borgo, non soltanto con il borgo inteso come architettura, ma soprattutto con la relazione che c'è stata con gli abitanti del borgo. Ci sono state delle persone che a un certo punto sono sparite per qualche giorno, perché stavano in relazione con quello o con quell'altra persona. Una fotografa non l'abbiamo vista per un giorno e mezzo e pensavamo fosse dispersa in mezzo a queste campagne, tanto però che eravamo veramente preoccupati. E poi alla fine Diana, che eccola lì, ci ha rivelato il posto dove era andata a tirare fuori le sue immagini. E ognuno ha cercato di tirare fuori il progetto seguendo questo tema imposto, e devo dire che il lavoro, come potete pure voi andare ad osservare, è uscito molto bene. Infatti sì, diciamo che la bellezza del progetto in sé è stata il fatto di avere questi fotografi che in realtà erano venuti convinti di dover realizzare una mostra fotografica su Cleto, no? Proprio su Cleto, ma tutti e 5 diciamo principalmente. Quando gli abbiamo comunicato che c'era un tema su cui sviluppare il tutto, gli abbiamo detto proprio il giorno della presentazione che ci siamo andati un po' in panico, diciamo. Però penso che sia stata un'esperienza molto bella, perché il fatto di far raccontare un luogo, come diceva appunto Oreste, sia dalla parte che non era solo ed esclusivamente un luogo fisico, no? Ma pure un luogo anche dalla parte umana, tramite gli occhi di chi utilizza un mezzo importante come, che può raccontare tanto come la fotografia, è stata dato dei risultati, secondo me, pure io credo molto 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 belli, diversi tra loro. Ognuno ha una storia da raccontare, e appunto, come diceva Oreste, vi invito a vedere la mostra che si trova nella piazzetta Calabria City Rockers, quindi dove nella serata ci sono i concerti, però già la mostra è allestita con i 5 fotografi che sono appunto Valentina Procopio, Diana Scalfati, Marzia Lucente, Saverio Russo e Guido Guglielmelli. Quindi vi invito a vederli. E Oreste appunto rappresentava un po' la realtà con cui abbiamo avviato il progetto Fotografia Bidona con l'associazione La Piazza, e ci piaceva un po' avere la testimonianza anche di chi ha partecipato come fotografa, diciamo un po' a voce di tutti quanti. Se nella giornata di ieri probabilmente ci sarebbero state più testimonianze, ma oggi pure per questioni di tempo e poi anche per le assenze non è stato possibile. Mi piacerebbe che Valentina un po' dopo il portavoce raccontasse un po' l'esperienza, cosa ti ha lasciato i 3 giorni di Cleto. Raccontaci un po' Cleto. Salve. Sì, mi devo avvicinare, tipo così. Io già ho la voce bassa, quindi ancora di più. Va bene, questa cosa già mi mette ansia.
No, come esatto, come dicevo mentre lui raccontava un po' quelle che sono state appunto la nostra preparazione prima di arrivare, noi eravamo convinti di poter raccontare qual era il borgo e quindi io mi ricordo che a giorni prima lui diceva: ma dov'è che posso trovare, in quale biblioteca posso andare a cercare la storia di Cleto, perché noi eravamo tutti fomentati e chiaramente volevamo arrivare già preparati. Quando invece poi siamo arrivati è stato fantastico scoprire che ragazzi c'è un tema bellissimo. E sì, l'impatto inizialmente è stato duro per tutti, però una volta che diciamo abbiamo compreso il senso siamo andati, penso bene. La notte, la notte, perché io lavoro di notte. Ok, invece di più. Proverò a gridare un po' di più. Posso raccontarvi della mia di esperienza? Tipo, io quando faccio un lavoro mi piace sempre partire dal significato, in questo caso, della parola risveglio. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata andare a cercare l'etimologia della parola stessa. E da lì mi sono mossa poi nel campo della simbologia, perché prevalentemente io lavoro così. Da lì piano piano è partita la mia ricerca e la cosa che mi è piaciuta di Cleto è stata l'accoglienza, perché ogni persona ti dedica del tempo, no? Il tempo, quanto è importante il tempo. Eppure le persone qui quando chiedevi qualcosa sempre disponibili, penso di... grazie. Penso di aver bevuto più caffè amari in quei giorni che in tutta la mia vita. Ed è stata un'esperienza umanamente, cioè mi ha arricchito tanto, quindi sì, devo dire grazie a questo Fotopunti che mi ha fatto riscoprire uno dei nostri borghi. Senta Radio Barrio. Sì. Stavo chiedendo a Valentina quando è che ha iniziato a comprendere che quello scatto, il primo scatto, faceva parte del suo lavoro. E gliel'ho chiesto, ho chiesto questa cosa perché ho visto il primo scatto. Io ero seduto su una di queste panche della piazzetta e a un certo punto ho visto che stava puntando una persona e lì, secondo me, stava iniziando. Giusto? Raccontacelo per favore, poi magari loro lo vanno a vedere. Certo, allora il primo scatto è il signor che ho fotografato qui, subito dopo che diciamo avevo preso il caffè. Ho iniziato a conoscere le persone, quindi non è stato il primo giorno, che il primo giorno ho preferito andare in giro, quindi scoprire il luogo. E la mattina dopo, subito dopo il caffè, ho incontrato il signor Turo, Salvatore Turo, che mi ha raccontato un po' la sua vita, che cosa fa, e mi sono innamorata dei suoi occhi in realtà. E da lì ho voluto raccontare attraverso gli occhi delle persone quello che è il borgo e il territorio, quindi ho unito gli elementi animale, minerale e la natura, no? Quindi, perché effettivamente quando si arriva a Cleto una delle prime cose che arriva è la roccia, cioè l'impatto è quello. Peggio amala. Peggio amala, esatto, proprio il significato che ha.
e quindi da lì il mio percorso, che non voglio svelarvi, dovete andarlo a vedere. Perfetto. Ok. Sicuramente Fotocunti è stata questa prima edizione. Fotocunti è stata per noi anche un'esperienza come organizzatori, ma siamo al lavoro già per realizzare probabilmente una seconda edizione, migliorando alcune cose, sicuramente, perché non si smette mai di migliorare. Quindi comunque seguiteci sui social, sui nostri canali un po' di comunicazione, sia come realtà come Creto Festival, Fototopia Bidona, così da scoprire quando sarà e come anche partecipare, se c'è qualche fotografo, poi capiremo un po' come coinvolgerlo in questi progetti. Quindi non ci resta che invitarvi poi a vedere la mostra. Quindi ringrazio Oreste Montebello e Valentina Procopio per aver contribuito a raccontare questo nostro piccolo progetto. E niente, adesso passiamo state con noi, sì, è un salottino, siamo tranquilli. E come vi dicevo, la piazza si racconta, quindi Fotocunti era il progetto da raccontare ieri, abbiamo recuperato oggi. E da programma invece oggi c'era da parlare di questo progetto editoriale Ribelli, storie di lotte in Calabria volume 1. Cos'è? Com'è nato? Chi l'ha scritto? Chi ha contribuito alla realizzazione di questo libricino? Che c'è una grafica bellissima. Niente, diciamo che come realtà dell'associazione, sia associazione che in partenariato con questa nuova realtà pure cletese che si chiama Borgo Pietramala, avevamo intenzione di contribuire a fare qualcosa anche a livello editoriale, qualcosa di piccolo. Piccolo ma bello, infatti. Tra le varie conoscenze del festival con cui collaboriamo, che comunque da anni conosciamo, c'è Claudio Metallo. Chi è Claudio Metallo? Claudio Metallo è un regista, documentarista, scrittore che da anni è riuscito a, tramite appunto supporto video, ma anche tramite la letteratura, tramite la sua scrittura, a raccontare varie situazioni e storie specialmente di lotta che interessavano un po', racconti per esempio la questione TAV, che poi comunque stasera vedremo tramite l'area la grotta, che non è il bar La Grotta ma la grotta giù, che comunque c'è un'area proiezioni. Questa sera è tutta dedicata a dei lavori di Claudio, quindi come da programma troverete una serie di proiezioni di lavori di Claudio. Ha una capacità molto interessante di raccontare delle storie, no? Anche in maniera pure critica su alcuni argomenti particolari, anche da oltre a raccontarli, anche a romanzare alcune situazioni. E con Claudio è da anni che volevamo cercare di fare qualcosa insieme. Lui ogni volta ci diceva: perché non facciamo qualcosa insieme? Perché no? E l'anno scorso, posso raccontare proprio com'è nata? Sì, tranquillamente. Gli raccontai una storia inerente a un personaggio di Cleto di cui si conosce ben poco, anzi non si sa quasi nulla, un certo Nicola Pagliaro, che tentò il regicidio ed era originario di Cleto. A queste parole Claudio rimase: voglio sapere di più, perché gli affascinava questa situazione qui. Allora, in maniera autonoma si mise a fare delle ricerche, degli studi, appunto per cercare informazioni su questo personaggio, e in questo lavoro, che comunque ti ha tenuto impegnato quasi un anno dall'anno scorso, sì, non continuo però, diciamo, ha scoperto una miriade di cose che poi comunque nello specifico, forse non nello specifico, in maniera... E da lì scoprì appunto varie informazioni inerente a questa situazione, che non riguardava proprio Nicola Pagliaro, però alcuni calabresi che potevano essere identificati, perché comunque era difficile individuare se tra queste informazioni era proprio si trattava di Nicola Pagliaro. E da lì, tramite anche una serie di confronti che ci siamo sentiti raccontandogli alcuni aneddoti inerenti al luogo,
Per Claudio, in maniera spontanea, dice: perché non ci scriviamo una storia e cerchiamo di raccontare? Quindi l'esigenza di cominciare a non far perdere un po' la memoria di alcune situazioni o alcune storie cosiddette minori, no? Perché comunque molte volte poi si dimenticano col passare del tempo. E quindi Claudio, che è molto bravo a scrivere, no, è vero, devo essere sincero, si è impegnato e è riuscito a realizzare questa storia che siamo riusciti a racchiudere insieme a una seconda storia che lui aveva già scritto da un po' di anni, in un piccolo volumetto che si chiama appunto Ribelli, storie di lotta in Calabria, volume 1. Volume 1 perché? Perché sapendo che lui aveva scritto questa storia su Nicola Pagliaro, poi aveva un'altra storia inerente al primo sciopero di Solo Donne realizzato in Calabria, che è stato fatto ad Amantea, da lì è nata l'idea, ha detto: perché non cerchiamo di utilizzare, di raccontare queste storie minori che si conoscono, oppure stanno andando via via nel dimenticatoio, oppure rischiano di scomparire, in piccoli libricini e promuoverli appunto per far sì che non scompaiano. E siamo riusciti a realizzarlo con la tempistica giusta, collaborando anche a distanza, poi in maniera anche vicina. E poi ci siamo resi conto che non ci bastava solamente raccontare una storia e metterla in un libricino, volevamo arricchirla ancora di più. Tramite cosa? Tramite delle illustrazioni. E quindi abbiamo coinvolto un artista, Lucy May, che è qui alla mia sinistra, in cui ha contribuito con delle illustrazioni molto molto belle che ha avuto... No, è vero, dai, devo essere sincero. In cui gli abbiamo detto, proprio dandogli carta bianca, perché giustamente non volevamo influire, ha detto: leggiti le storie, realizza 3 illustrazioni per ogni storia ed ha così da inserire all'interno del libro. E così è fatto, così siamo riusciti a creare questo connubio di collaborazione tra uno scrittore, un artista, diciamo un'associazione che non si conoscevano. Quindi con la scusa, vedete, vi siete conosciuti e probabilmente penso che avvieranno in autonomia altre collaborazioni, forse, perché sentivo che lo scrivevo. Quindi, vedete, ritorna sempre questo senso di collaborazione, di fare rete reale e concreta tra varie situazioni dove può nascere qualcosa di bello. Sempre, sempre autofinanziato. Sì, si può comprare. Si può comprare con un contributo. Così da contribuire sia all'autofinanziamento dell'associazione e del Credo Festival. Ciao Carlo, ciao Leo. E niente, io voglio passare la parola prima a Lucy, o te? Prima a Claudio, o in conseguenza a Claudio. No, buonasera a tutti e a tutti, intanto grazie insomma al Cledo Festival, all'associazione Borgo di Pietramala, insomma, per la possibilità di pubblicare questi 2 racconti. Intanto una prima cosa che ci tenevo a dire, quando si parlava di collaborazione, di rete, di resistenza, e oggi purtroppo è morto Mario Congiusta, che era il papà di Gianluca Congiusta, che è stato ucciso dall'Ndrangheta a Siderno, e il papà di Mario insieme, il papà di Gianluca, Mario insieme alla madre, hanno portato avanti per tanti anni una lotta sia per far riconoscere l'identità di vittima di mafia a Gianluca, e poi, nonostante io per quel poco che conoscevo Mario, insomma, il suo pessimismo derivante da questa storia tremenda, insomma, che aveva colpito la sua famiglia, continuava appunto a resistere in Calabria, in particolare a Siderno. Quindi mi faceva piacere comunque ricordarlo qua, perché penso che è una persona affine sicuramente a questo tipo di iniziative. Invece rispetto ai racconti, vabbè, ha spiegato quasi tutto quanto Ivan, diciamo. Rispetto al primo racconto, questo qui che si intitola Regicidio, che parla appunto di questo Nicola Pagliaro, questo cittadino di Cleto, in realtà lì ci sono state varie difficoltà a trovare delle informazioni, come quasi sempre tutte queste vicende di anarchici o presunti tali dalla metà dell'Ottocento in poi, perché i materiali quasi totalmente sono stati distrutti o andati perduti nelle carceri, nei vari registri. Come ad esempio, voi immaginate, per raccontarvi un aneddoto, che Gaetano Bresci, che è stato l'assassino di Umberto I, no? Un altro regicida, è stato mandato nel carcere di Santo Stefano, diciamo di fronte a Ventotene, no? All'isola laziale di Ventotene, e fino a
3 anni fa non si sapeva neanche dove fosse stato seppellito, lui era morto in carcere e nessuno sapeva dove era stato, dove era la sua tomba. Insomma, c'è stato tutto un lavoro che hanno portato avanti dei volontari dell'isola di Ventotene. Quindi rispetto alla ricerca delle notizie ci sono state svariate difficoltà, no? Per fortuna ho avuto anche il supporto del Centro di Studi Libertari di Napoli, Luisa Michel, che insomma mi ha dato un contributo, la possibilità di consultare vari riviste, il dizionario degli anarchici, eccetera, però non c'erano quasi per niente informazioni su Nicola Pagliaro, e in realtà non le abbiamo trovate. Proprio per questo poi abbiamo deciso di scriverci un racconto e di immaginare quella che poteva essere la vita di questa persona a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, no? Come immaginarci la vita rurale di un borgo come Cleto, immaginarci il lavoro, immaginarci le condizioni di sfruttamento, le condizioni di vita, no? appunto al lavoro che nelle case. Il secondo racconto invece, per farlo, la faccio breve, sennò che si intitola pure Casimo Fimmine, che è ambientato anche qui in un luogo immaginario, in realtà narra una storia reale, che è quella lì del primo sciopero di Sole Donne, probabilmente d'Italia. Di questo in realtà ci sono tante informazioni, tante notizie, vengono fornite anche da vari storici tipo Emilio Losso o altri, Alfonso Lorelli per esempio di Amantea, che ne ha scritto anche lui in un suo libro. E in realtà lì la storia è molto più semplice. In pratica ad Amantea c'erano alla fine della Seconda Guerra Mondiale 8 stabilimenti che lavoravano il pesce, facevano conservazione del pesce, e quindi in sostanza il PC per togliere pressione alle lotte contadine e le occupazioni delle terre che c'erano nelle zone di montagna, nelle zone rurali, chiese anche ai vari delegati che vivevano sulle coste di iniziare una serie di scioperi proprio per alleggerire la pressione della polizia, e da qui nasce questo sciopero di Sole Donne di Amantea. Qua le notizie sono più fresche, alcune sono anche di prima mano, e quindi in sostanza è questa. Io in realtà anche su questa storia dello sciopero di Amantea volevo fare un documentario, però non sono riuscito a trovare nessuno disponibile a parlarmi di questa vicenda. La maggior parte delle donne che avevano partecipato agli scioperi erano morte perché per una motivazione un po' complessa, lavoravano alla conservazione del pesce solo donne di una certa età, sopra i 45 anni, 50 anni, quindi non ce n'erano più, e non sono riuscito a realizzarlo. Allora ho deciso di farci sopra un racconto, raccontando di nuovo le condizioni di vita e di lavoro in quell'altro momento storico, appunto a cavallo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il cosiddetto boom economico. Tocca. Sì, allora, infatti Claudio vi ha raccontato, vi ha spiegato cosa c'è nel libricino, e come vi spiegavo il libro è stato arricchito poi dal contributo artistico e creativo di Lucy May. A cui passo la parola e voglio chiedere com'è stato, diciamo, l'approccio con le illustrazioni, che comunque appena ci inoltravi le bozze con Claudio rimanevamo, dice... Ok, perfetto, cioè, è proprio quello che noi ci immaginavamo per arricchire questo libro. Ok, va bene. Allora, io sono, Lucy May, ma mi chiamo Lucrezia. E diciamo che sono stata una conseguenza, appunto, come hanno detto loro all'inizio. E l'approccio è stato che fondamentalmente io ho iniziato a disegnare leggendo piano piano la storia. Cioè, c'è stato un mio amico che a un certo punto mi ha chiesto: ma come finisce questa storia? Io gli ho detto: non lo so, perché sono ancora alla quinta illustrazione, quindi il finale non l'ho ancora letto. E fondamentalmente è stata la mia prima volta, c'è da dire questo, è stata la prima volta che ho illustrato qualcosa che non è mio. Quindi ho letto e ho immaginato, immaginando mi affrettavo a trasportare l'immagine su carta, cosa che magari non poteva avvenire per quanto mi riguarda. Cioè, io parlo sempre per l'esperienza personale, cioè io mi sono mossa in questo modo, cioè i disegni che vedrete sono una mia visione, ma nessuno, cioè ognuno ha la propria divisione. Io leggendo queste storie
Sul momento mi creavo delle immagini, mentre le disegnavo le immagini cambiavano nella mia mente. Quindi tipo i disegni a Ivan glieli mandavo alle 4 della mattina, tipo, ecco, perché cancellavo e ridisegnavo costantemente. E il mio approccio è stato questo, cioè è stato un bello approccio. Poi se volete racconto un po' il libro, vi racconto come sono le storie, però a parte questo è stata una bella esperienza, cioè disegnare un qualcosa, avere un approccio diverso da quello che è il mio solito. Cioè io disegno quello che mi passa per la mente, oppure scrivo qualcosa e poi la illustro. Quindi questa è stata la prima volta che ho affidato, diciamo, la mia immaginazione a un qualcosa che non è mio. Quindi detto questo, ciao Ivan. No, va bene. Penso che sia risultato dal connubio tra appunto due creativi, no? Che si esprimono con la scrittura Claudio e tu appunto con l'illustrazione con l'arte, e è nato questo. Allora, un'introduzione me l'hanno data, lei ha fatto le illustrazioni, le vorrete vedere sicuramente. Ok, noi qui sono a vostra disposizione con un contributo, di regola è di 5 euro, ma per il festival è di 4 euro. 10 per il festival, no. Ricordiamo che è sempre un modo per autofinanziare le nostre attività, specialmente il Creato Festival, perché come ben sapete un prodotto tipico locale contiene lo 0% di finanziamenti. Non ci sono i finanziamenti pubblici, ma noi troviamo il modo per trovare questi finanziamenti. Cosa? Sì, questo, come dicevo, è un volume 1, però c'è già in mente di realizzare volume 2, volume 3, volume 4, una volta, diciamo, un all'anno, se riusciamo, ma penso di sì, coinvolgendo sicuramente altre, probabilmente forse altri scrittori, non so. Perché tu mi dicevi l'altra volta perché secondo me dovremmo coinvolgere o meno. Io ho puntato tutto su di te. Ma lo vendiamo un attimo. Ah, devi andare via? Addirittura, è un parente di Serafela. Ok, adesso vi lasciamo alla continuazione del programma del Creato Festival. Se avete domande, non lo so, curiosità, loro restano qui. E a breve ci sarà lo spettacolo dei giganti. E che è successo qua? Ah no, pensavo che era... Quindi dei giganti, che sarà un percorso itinerante. Poi ci sarà la convegnistica giù con la presentazione del libro Mimica Potosta, con Mimmo Lucano, che sarà nostro ospite questa sera. E poi via via, comunque il programma è in giro, è lungo, senza che ve lo spiego. Va bene, grazie per l'attenzione, buona continuazione, buon aperitivo, buona birretta, non lo so. Ok? Buon Creato Festival.